nuova stagione della viabilità in questa città dopo la galleria, dove la porterà? Ma sicuramente noi oggi dobbiamo migliorare tutta la situazione della viabilità legata al rifacimento del manto stradale, quindi c'è un grande investimento su molte strade sul rifacimento del manto stradale, e poi dopo si deve avviare una nuova stagione, perché potenziando i trasporti, dobbiamo i trasporti pubblici, progressivamente dovremo ritornare a una riduzione del traffico in città, immaginando anche la pedonalizzazione di alcune parti della città. Ma sulla questione mobilità si aspettava esattamente le difficoltà che poi ha trovato, o ha trovato la situazione anche peggiore? La situazione mobilità è una situazione molto complessa, perché chiaramente tutti i cittadini stanno vivendo le difficoltà della metropolitana, perché purtroppo abbiamo questa questione dei treni che stiamo affrontando con grande impegno per fare in modo che i nuovi treni possano entrare in linea, perché questo farà la differenza rispetto alla frequenza delle corse. Abbiamo la necessità di riaprire la funicolare di Mergellina e poi di aprire la linea 6, che è in fase di completamento. Abbiamo poi l'impegno, e questo poi riguarda anche una riorganizzazione complessiva anche dell'azienda dei trasporti, di poter garantire una maggiore durata del trasporto pubblico, quindi prolungando l'orario. Questo è un progetto che noi sappiamo che sta molto a cuore ai cittadini, noi ci impegneremo moltissimo in questa direzione, abbiamo bisogno di tempo per realizzarlo.